tratta dei corsi di laurea triennali in scienze tecniche e psicologiche, in scienze politiche delle relazioni internazionali, in scienze dell'economia e della gestione aziendale, in lingue e comunicazione per l'impresa e il turismo e del corso di laurea magistrale triennale in psicologia. Le informazioni relative al nuovo corso di laurea quinquennale in scienze della formazione primaria saranno comunicate solo in seguito all'adozione di apposito decreto ministeriale concernente il contenuto e le modalità di svolgimento della prova di ammissione. Per il corso di laurea triennale in scienze tecniche e psicologiche, le domande di ammissione dovranno essere consegnate alla segreteria studenti entro il 12 settembre 2011. La prova selettiva si svolgerà il 19 settembre 2011 alle ore 11 presso la sede di strada Cappuccini 2A ad Aosta. Per i corsi di laurea triennale e nel caso della laurea magistrale in psicologia, per i quali non è previsto un numero chiuso, la scadenza delle iscrizioni è il 16 settembre 2011. Accanto all'offerta formativa, l'Università della Valle d'Aosta si impegna inoltre nell'organizzazione di eventi culturali di alto livello, quali convegni internazionali e nazionali, seminari e conferenze, presentazioni di libri, rivolti sia agli studenti sia al pubblico esterno, con l'obiettivo di stimolare l'interesse e il dibattito su temi diversi. Per chiarimenti sui bandi e sugli avvisi, contattare l'Ufficio Orientamento e Tutorato di Ateneo oppure consultare il sito internet www.univda.it. Sotto la lente questa settimana, il talento delle idee. Unicredit e i giovani imprenditori di Confindustria insieme per far emergere e sostenere il potenziale imprenditoriale innovativo di giovani talenti. Questo è in sintesi l'obiettivo del concorso Il Talento delle Idee, alla sua seconda edizione, presentato il 30 luglio scorso. Il concorso Il Talento delle Idee, contributo di diversi soggetti economici attenti sul territorio, intende stimolare, premiare e sostenere nuovi talenti tra i giovani imprenditori che operano nel settore dell'industria e dei servizi. Il concorso è aperto a tutti i giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e i 40 anni, in possesso di almeno il 51%, individualmente o congiuntamente ad altre persone fisiche, del capitale di una società con età aziendale massima pari a 3 anni, ovvero che intendono avviare una nuova impresa entro i confini dell'Italia. Il termine per la presentazione delle domande è il 18 novembre 2011. I migliori progetti saranno valutati da commissioni locali composte da rappresentanti dei consigli di territorio Unicredit e dei giovani imprenditori di Confindustria. La premiazione finale avverrà a giugno 2012 a Santa Margherita Ligure. Ricordiamo ai lettori di Obiettivo Lavoro News che potranno trovare copie della rivista presso l'Agenzia Regionale del Lavoro, ai Centri per l'Impiego di Aosta, Murgé e Verres, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico Palazzo Regionale e presso le biblioteche del territorio. Inoltre è possibile ricevere la rivista in posta elettronica iscrivendosi alla newsletter a partire dal sito www.regione.vda.it alla voce lavoro.